Quindi noi non c'eravamo in questa riunione perché era riservata un po' agli addetti ai lavori e a quelli che hanno degli interessi in questa benedetta autostrada che, ripetiamo, è la Siracusa Gela, anche se ora il tratto interessante era Rosolini Monica. Giorgio Bandiera della UIL faceva parte di questo tavolo di che? Che tavolo era, Giorgio? Che cosa avete fatto praticamente? Ma Vedo che ci sono tante persone, insomma, sì. intanto il tavolo, Sue Eccellenze, il prefetto l'ha definito un tavolo di Di osservatorio. un osservatorio. È un osservatorio perché noi abbiamo ritenuto, come dire, di chiedere al Sue Eccellenze il prefetto di convocare questo tavolo. Cioè voi sindacati avete chiesto, interessante. L'abbiamo fatto 3 settimane fa, allorché abbiamo tenuto un sit-in davanti alla prefettura. Perché ci sono 200 lavoratori che oggi sono fermi. Ma continua a esserci questo problema? Continua ad oggi, ci sono 200 lavoratori che sono fermi. Serissimo. Alcuni non hanno avuto rinnovato un contratto a tempo determinato, alcuni sono sospesi. La cosa grave è che questi lavoratori non ottengono nessun ammortizzatore sociale, in quanto non hanno il requisito. Per cui 3 settimane fa, Quindi stanno a appunto, casa stanno a senza. casa a loro spese, diciamo, no? Se così possiamo dire. Per cui 3 settimane fa noi abbiamo fatto un sit-in davanti alla prefettura, il prefetto, Sua Eccellenza, ci ha ricevuti e in quel momento ha deciso di convocare questo tavolo dove erano tutti i soggetti, tutti gli attori interessati alla questione. Stiamo parlando appunto della Rosolini E Monica. quindi c'era il CAS, il Quindi famoso CAS, che non è c'era. una cattiva parola, No, è il che è il Consorzio Consorzio Autostradale Autostradale Siciliano, la Siciliano. regione probabilmente. Poi la regione non è potuta venire, ma ha fatto pervenire una documentazione, quindi una nota documentativa dove diceva alcune cose che ora dirò. Poi c'era la Cosige, Che è che è la ditta, la società chi c'era madre, questo Pilla, diciamo. come si chiama? C'era l'ingegnere, che non ricordo il Pilla, nome, ma sì. rappresentava O la Pitta, o Pilla. Cosige. E questa, diciamo, che era la parte, il CAS e la regione siciliana più Cosice, era la parte, diciamo, che interessava più la parte economica, la parte delle risorse. La parte delle risorse dove appunto alcune aziende, alcune ditte sono ferme perché Cosice non riceve soldi e quindi non dà Quindi soldi. il CAS non gli dà i soldi, Cosige non li No, prende e e qui non li non. dà alle ditte e le ditte non Perfetto, guadagnano. Mi pare. la questione è questa. La questione è E questa. altro che gatto che si morde la Quindi coda. questo era un primo problema, come andare avanti su questo. La Regione manda appunto una nota a Sua Eccellenza il Prefetto, scusandosi di non poter essere presente, ma dice che entro il 15 di questo mese dovrebbe dare 8 milioni alla Cosige. Con tutti i punti interrogativi, Dovrebbe Cosige dare, dice, dovrebbe 8 dare, milioni, la Cosige dice, con io tutti i con punti 8 milioni che ci In faccio? punti interrogativi, se riceve questi 8 milioni potrebbe assicurare la continuità, fermo restando che entro il mese dovrebbero arrivare altre risorse. Lì c'è un problema serio. Il problema è che il CAS, quando deve dare questi soldi, c'è, come dire, un percorso farraginoso, per così definirlo, no? Dove prima che arrivano alla Cosice, come dire, ci sono problemi, intoppi e quant'altro. Questo noi abbiamo detto fin da allora, è la famosa burocrazia che in questo paese, come dire, massacra tutti, quindi non fa distinzione di nessuno. Quindi questo era un primo tema, il tema delle risorse, ma c'era un secondo tema, dove abbiamo riscontrato stamattina, e solo stamattina abbiamo potuto capire, che gli interlocutori del tavolo, che sono quelle delle interferenze, mi spiego. Ci sono durante il tragitto del 20 km, 19 e qualcosa, 20 km, 19 chilometri, in 19. altri posti l'avrebbero fatto in 19 giorni, Perfetto. non 19 giorni, ma 19 mesi Ma se senza pensiamo dubbio. all'autostrada del Sole, se si è 19 fatta. mesi si sarebbe fatto. Perfetto. Quindi in questi 19 km c'erano interferenze che appartenevano a Telecom. Cioè, interferenze vuol dire C'erano pali. attraversiamo il palo. C'era il palo Il che palo di attraversava Telecom. Telecom, c'era il palo della Enel, luce e certo. dell'Enel, Il gas il che gas passa. della È Snam. chiaro, è naturale. Allora, la cosa che abbiamo riscontrato, ahi noi, quelli presenti del tavolo, era che questi soggetti non si erano mai parlati tra di loro. Perché bastava parlarsi, cosa ti voglio dire? C'era un documento che non arrivava, no? E per cui uno aspettava l'altro.
quello non lo manda. Quindi quando stamattina si sono finalmente parlati, ma lo potevi dire, insomma, era risolvibile, è risolvibile, questo lo superiamo. Quindi ecco, diciamo che stamattina, la riunione di stamattina è stata fondamentale, io direi, perché appunto, questo grazie a Sua Eccellenza il Prefetto, che ha messo gli attori, quelli interessati, quelli che possono, con un, come dire, disbrico pratico, lo voglio definire così, con in modo molto semplicistico, risolvere il problema. Poi abbiamo dei residui bellici ancora. Ah, questo me l'hanno detto, in un certe zone vicino a Modica ci sono, dei residui bellici, e poi abbiamo delle espropriazioni dove un'azienda agricola, soprattutto un'azienda agricola, resiste perché ha fatto ricorso. Quindi... Ora, la cosa che ci sembra strano, come si diceva poco, come tu dicevi poco fa, 19 chilometri che noi pensavamo che prima che si iniziasse l'opera già avevano tutte queste come dire, interferenze, no, venivano risolte. Sapevano che passavamo di là. Quindi invece così non è, e quindi noi allunghiamo i tempi. La cosa che stamattina abbiamo tutti sottolineato è che c'era la speranza di finalmente un'infrastruttura del genere, che aveva dei tempi addirittura anticipati rispetto alla data finale. Ahimè, ai noi, rischia di invece di per questa situazione di allungare i tempi. Senti, io però l'ho vista questa strada, no? Ora non so se lavorano a stralci, ma andando da Modica a Pozzallo, con la strada quella che arriva al porto, a un certo punto si vede sulla sinistra. Certo. Quindi già sono arrivati. Sì, 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 ma... Quindi buona parte è fatta. Chiaramente buona parte è fatta, addirittura lo svincolo che esce per Modica, come dire, basta un nulla per... E lì ci sono 5 milioni di interventi immediati che si possono avere subito, basta, ecco, una stupidaggine, questa interferenza che si può proseguire. Il problema vero sono le risorse. Qui. Ma anche quello, scusami Giorgio, io voglio dire, nel passato c'era questa prassi di fare lo stato d'avanzamento, veramente all'inizio facevano i primi lavori, si rubavano i soldi e sparivano. Vabbè, questo è il racconto dell'Italia, sì, no? Sì, poi dissero no, se non ci sono tutti i soldi non si può iniziare il lavoro, e allora non c'erano tutti i soldi, o c'erano? Allora i soldi ci sono. E non ne so. Allora, il CAS cosa fa? Il CAS può, come dire, avrà i soldi alla rendicontazione. Quindi il CAS dai lavori fatti deve rendicontare all'ANAS. Siccome non c'erano i soldi, quindi deve rendicontare all'ANAS, quindi quando rendiconta gli danno i soldi. Che chiaramente non è un tragitto facile. Anche non qui, può rendicontare se quelli non lavorano chiaramente. Quindi come dire, ci sono alcune cose che impediscono, purtroppo noi volevamo cambiare la Costituzione, Renzo non ci è riuscito per un referendum che è andato male, ma alcune cose in questo nostro paese vanno cambiate, alcune cose dove tutti diciamo snelliamo tutto, ma non si snellisce, cioè di fatto nella pratica giornaliera è tutto imbrigliato, è tutto, come dire, molto farraginoso, che non ci fa andare avanti. Ora, io spero che da stamattina... E quindi diciamo, concludiamo questo discorso, quindi come vi siete lasciati? Con una stretta di mano, arrivederci? Assolutamente no, ci siamo lasciati dove ci saranno tavoli, come dire, molto più ristretti, laddove c'è un problema, per esempio, della regione e il CAS. Ci sarà una riunione a breve, no? Dove si incontrerà la regione. Il prefetto si è fatto garante. E il prefetto si è fatto garante di questi incontri. Lo talloneremo. Io credo che il prefetto sta svolgendo un'azione straordinaria, sì, lo voglio dire, senza essere, come dire, mielosi in questo senso, assolutamente no. Però devo dire che sta conducendo l'ha questa... presa a cuore la vicenda. L'ha presa a cuore. Io credo che proprio il metodo, del metodo che ha, dove ora appunto ci sono problemi. Oggi è stata una riunione, diciamo, il tavolo dell'osservatorio dove si vede, siamo tutti lì. Ma ora il prefetto farà riunioni specifiche, ristrette. Qual è il problema? Telecom con quello si incontreranno perfetto, e lui e il prefetto perfetto, lei si perfetto. Metterà là a dire la regione e il CAS perfetto, regione grazie. E CAS, quindi voglio dire, io credo che da questo c'è momento in poi, se non sbaglio, insomma, da questo momento in poi io credo che la questione è sotto stretta osservazione del prefetto, e questo ci garantisce in qualche modo, prima cosa, il rientro di questi 200 lavoratori che sono a casa senza pagare.
Queste sono delle ditte che hanno i contratti con questa società, con Cosige. Col Cosige, quindi, che sono ditte appaltatrici. Sono ditte subappaltatrici. Subappaltatrici. E quindi, siccome il Cosige però non ha preso i soldi, non li blocca, può tutto, paga, lavoratore, e dice quando avrò i soldi ci rimettiamo a lavorare. Perfetto. Quindi noi speriamo che quando arriveranno, stamattina abbiamo fatto una richiesta precisa e specifica, che quando arriveranno queste risorse, questi lavoratori possono. Mi sarebbe piaciuto chiedere al responsabile del Cosige a che punto realmente siamo, ve l'ha detto qual è il punto reale, diciamo. Ma lui diceva che se le cose andranno come dovevano andare, i tempi comunque ad oggi non ci sono, dilazionamenti dei tempi. Quindi entro l'anno prossimo. Quindi diciamo che fine 2017, metà 2018 l'autostrada dovrebbe essere, come dire, funzionata. Questo sarebbe questo importante volume, perché intanto avremmo per la prima volta un chilometro di autostrada che va nel nostro territorio, che fino ad oggi non l'abbiamo. Fa bene il prefetto, che io ricordo un altro prefetto, era Carlo Fanara, se ricordi si bloccò a un certo punto a Ibla la piazza Giambattista Odierna, perché c'era la cabina dell'Enel che bisognava spostare e il comune aspettava che l'Enel... Quelli non la toglievano e la piazza si fermò per 2 anni. Finalmente un giorno fu proprio il prefetto che prese la questione, chiamò a tutti e disse tu fai questo, tu fai quello. Nel giro di una settimana si levò la cabina. Quindi vuol dire che queste cose servono per chiarire, per puntualizzare. Quindi grazie al prefetto Librizzi, sono contento per la signora che sta facendo un lavoro che a noi serve tantissimo. Poi proprio stamattina parlavamo con dei funzionari per risolvere un altro problema, che è quello dell'immigrazione, ma questo ne parleremo subito dopo. Invece, Giorgio Bandiera, tu hai detto Renzi voleva cambiare. Ora, è passato un giorno, il day after, no? Siamo al giorno dopo, ne abbiamo sentite tutte, ha vinto il no, non c'è dubbio, tutte queste cose qua. Ecco, ma un sindacalista, Di lunga pezza, perché mi pare che tu sei sindacalista da qualche anno, diciamo. Da tempi immemorabili, no? Prima dell'autostrada della Siracusa Gela, addirittura, proprio dall'inizio della Siracusa, che era 83, 80, quando so qualche anno era. Allora, sì. Giorgio Bandiera, ecco, tu come fai, cioè cosa dici su questo risultato? Ma guarda, io come tutti prendo atto del risultato, perché chiaramente ha votato il popolo è sovrano, e quindi rispettiamo. Devo dirti che sono da sindacalista prima, ma subito dopo, un attimo dopo, da cittadino di questo paese. Sono un po' come penso un po' tutti, anche se qualcuno lo fa in un modo più soft, sono un po' preoccupato per la confusione che nascerà ora. Infatti si diceva, è ora? Certo, è ora. E ora non abbiamo... sappiamo che Renzi, quindi il governo Renzi, si è dimesso. Sarà un'altra settimana, un altro mese. Farà la finanziaria, la legge finanziaria, poi si dimetterà. E ora chiaramente per noi è un problema. Noi abbiamo in itinere alcune cose con questo governo. Noi per esempio, per dirne una, questa storia che dal primo di gennaio si potrà assumere, questa secondo te esiste? Sì, tu parli è passata, l'incentivazione fino a 8.000 euro per i giovani per le persone licenziate, perfetto, da più di 6 mesi. Perfetto. Io spero che su questo versante, anche se non abbiamo più il governo Renzi, insomma qualcun altro, chi sarà, prenderà, come dire, ci sarà una continuità di queste cose che ha fatto Renzi. Ma noi abbiamo una riforma delle pensioni che dovrebbe andare in finanziaria, che è molto importante per alcuni che l'aspettano. Come dire, io penso al carpentiere che potrà andare 3 anni in pensione prima, o chi ha un figlio diversamente abile, o chi per scelta volontaria vorrà andare in pensione prima. Domani faremo un convegno proprio al Centro Feliciano Rossito, dove spiegheremo i contenuti e i termini di questa riforma. Ma io penso ai contratti, al rinnovo dei contratti, quello dei metalmeccanici che è stato approvato, ma c'è quello del pubblico impiego che stiamo conversando con il governo. Quindi ci sono alcune cose che qualcuno dice che Renzi faceva propaganda però che già erano, come dire, erano partite, quindi speriamo. Ora, cosa succederà? Cosa succederà è proprio un punto interrogativo, che noi tutti italiani, poi chi assume il ruolo come anche noi, quello dei sindacalisti, come te, stiamo con grande apprensione capendo, vogliamo capire, perché chiaramente c'è un paese che secondo noi
speriamo di no, che secondo noi avrà degli sbandamenti iniziali, non ci sono dubbi, poi magari fra qualche tempo arriverà, come dire, una dopo la tempesta. Certo, ci sarà un momento dei problemi, dove... certo, la legge elettorale, compagnia bella, però volevo chiederti a questo punto, quindi tu sei un po' deluso. Io sono un po' preoccupato, io devo dirti la verità, io ero, anche se in alcuni punti di questa Costituzione, che anch'io ho letto insomma con grande attenzione, alcune cose non mi convincevano come tant'altre, e però devo dire che fra i due mali, ecco, se così era, meglio avere una certezza di questo periodo, un passo avanti, che è un momento di grande incertezza, che noi vedremo, e sarà un grande incertezza in questo momento. Però la grande incertezza, andiamo ora a chiudere questa nostra intervista, ecco, continua soprattutto noi localmente, Giorgio, il polso, voi siete sindacalisti, quindi avete dipendenti, 200 qua, 100 là, 40 lì, la situazione non va bene. Assolutamente no, assolutamente no, e io credo che... Che bisognerebbe fare? Ora non ti dico di risolvermi tutti i problemi, ma cosa manca in questo momento? Io credo, ecco, facendo un po', lasciando o riprendendo in parte il discorso che avevamo prima, quello del risultato del referendum, che quando la fascia giovanile, la stragrande maggioranza della fascia giovanile ha votato contro il referendum, quindi contro Renzi, se vogliamo dire, è perché chiaramente oggi non ci sono risposte per quanto riguarda la fascia giovanile. Oggi mancano delle risposte. Noi in questa nostra provincia, come dire, non siamo distanti dagli altri, anzi, viviamo in un modo drammatico questa situazione. Cosa occorre fare? Intanto dare aiuto alle imprese. Questo è, io sono un sindacalista. Quindi questo sgravio che io sono che un sindacalista importante. Che dico, se non c'è l'impresa non ci sono i lavoratori, non c'è il lavoro. E quindi partiamo da lì. E soprattutto oggi sentivo uno, non diciamo che questi imprenditori sono la cosa peggiore di questo paese. Ma assolutamente no, che oggi l'imprenditore è un grandissimo figlio di buona mamma, quando invece l'imprenditore è quello che spesso rischia da solo con i suoi soldi, proprio pensa agli altri. Ma assolutamente no. Se vogliamo fare alcuni esempi, ci sono imprenditori molto virtuosi, anzi forse vanno al di là. Certo. Diciamo, della propria no, ma in tanti lo fanno, chi ha aziende da 20-30 anni fa di poi tutto. Poi c'è in questa imprenditoria poi chi non è quindi, proprio diciamo aiuto alle imprese, la prima cosa, quindi anche la prima cosa lavoro. È aiutare le imprese in un modo serio. Perché le imprese creano lavoro, quindi è inutile che ci giriamo a te. Certo. Le imprese creano lavoro. Certo. Il lavoro non quando è solo nell'ufficio pubblico. Assolutamente. Quando si crea lavoro è chiaro che per fare il lavoro ci vogliono i lavoratori. Quindi la prima cosa è aiutare le imprese a crescere. In questa nostra provincia noi, tu lo sai meglio di me, perché se io sono un decano del sindacato, ma tu sei un decano del giornalismo, quindi conosci la situazione più di me e come me sicuramente. Quindi noi abbiamo vissuto sempre di luce nostra, noi nel nostro... Cioè, abbiamo sempre lavorato. Abbiamo avuto delle piccole imprese, noi noi siamo andate fortissime. Dopodiché è arrivato un tsunami dove le piccole imprese sono state, come dire, spazzate via, no? Perché con il sistema perché globale... la globalizzazione ha chiesto... Con il sistema globale ha chiesto altre cose. E quindi noi abbiamo sofferto di questo. Quindi anche qui noi, le imprese, quelle piccole imprese, è chiaro che debbono cambiare modalità. Penso che già l'hanno fatto, lo stanno facendo. Ma questo è un metodo per andare avanti. Questo è il metodo per andare avanti. Rinnovarsi un po', magari nella tradizione. Innovarsi, ma... non più pensare io sono questo e devo fare questo. Questo è il mio piccolo orticello. Non funziona più. Ha funzionato negli anni. Noi siamo stati l'isola dell'isola. Ormai, come dire, una frase che tutti, quando io andavo fuori, sentivo Ragusa, l'isola dell'isola. Ormai non siamo l'isola dell'isola. Soffriamo come gli altri e più degli altri. Quindi io credo che alcune cose vanno fatte nel modo celere. E proprio la prima cosa da fare, il buon Renzi aveva promesso qui per esempio la metropolitana in superficie, no? È un mezzo per arricchire. Anche se non ci credo, però lavora, dice. Vabbè, almeno lavora. Ora voglio dire, non lo so se si farà, se ci sarà questa, lui aveva preso qui l'impegno quando è venuto a Ragusa,
non so se si faranno queste cose, ma io credo che alcune cose, non più Renzi, ma altri a cominciare. Però se ci mettiamo a fare l'autostrada che funziona, la metropolitana che lavora, le imprese tutto che questo, tutto questo fa lavorare, quando noi abbiamo fatto lavorare migliaia di persone, perfetto, il PIL si muove da solo, sai che perché chi c'ha i soldi da spendere li spende. Sono per perfettamente cose. D'accordo con te. Tu sai che l'edilizia è stata, come dire, la categoria più bersagliata in questa tempo. Vabbè, parliamo di migliaia, prima, però. Migliaia, probabilmente si era un po' esagerato prima, però c'erano migliaia e migliaia di lavoratori che lavoravano nell'edilizia e chiaramente tutto è fermo. Quindi anche qui, sbloccare tutto quello che è possibile sbloccare. Siamo in una situazione di emergenza, il voto ha dato, come dire, una fotografia vera. Ci sono tanti giovani che ormai non lavorano, qui siamo arrivati oltre il 40%, di giovani che non lavorano, moltissimi non cercano più lavoro, quindi non studiano, non cercano lavoro. Sono quelli sfiduciati. Sono quelli sfiduciati, la situazione è drammatica. Quindi noi continuiamo intanto a finire quello che c'è in atto, che l'autostrada per quanto ci riguarda, che comunque dà lavoro a più di 500 lavoratori, quindi respiro. No. Mi viene da ridere, Giorgio, chiudiamo perché abbiamo fatto... Cioè, io penso, se con questa abbiamo tutti questi problemi, quando faremo la Ragusa-Catania, sa che succede. Io spero che la Ragusa-Catania, anche lì, io sono stato nel comitato ristretto, quindi conosco tutta la trafila, che io spero che la Ragusa-Catania veramente possa iniziare, parta in è modo un'infrastruttura indispensabile per questa provincia. Grazie Giorgio Bandiera, andiamo avanti con il nostro telegiornale.